Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo su Minecraft serie principale. Siamo tornati nel 33esimo episodio. È da un po' che non facevo questa serie, ragazzi, perché ho un po' di problemi con la mappa. Sapete, è sempre stata buggata e quindi sto cercando in qualche modo di trasportare questa mappa nella versione 1.8.1 e risolvere tutti i bug che abbiamo per le chest. Prima di iniziare voglio dare qualche info, in quanto nell'episodio scorso tutti quanti hanno detto che io avevo lasciato il cancelletto aperto, ma non è vero, ragazzi, il cancelletto è stato chiuso. Ho solo fatto un taglio nel momento in cui uscivo dal cancello, quindi voi non avete visto che comunque il cancelletto è stato chiuso e quindi le mucche sono tutte belle vive e vegete e stanno qui tutte quante carucce a fare la mungitura. No, a fare un cazzo, però stanno qui e quindi sono salve, quindi la farm di mucche c'è. Seconda cosa che volevo dirvi è che in questi giorni, diciamo, ho iniziato a pensare a qualche struttura nuova che volevo fare, prendendo anche in considerazione i commenti che mi avete fatto sotto i video, come al solito. E molti di voi mi avevano detto di fare una stanza segreta, tipo dei trofei, verso l'acqua, quindi sott'acqua, sottomarina. Quindi ci vorrà un po' di tempo per farla, ve la faccio vedere anche da fuori. Sto facendo un misto tra vetro e legno, in modo tale da mettere sul legno le torce e poi da lasciare il vetro per visionare tutto l'oceano, il mare, il lago, l'acqua, quello che è. Queste erano le due cose che volevo dirvi. Nell'episodio scorso abbiamo fatto una bella farm di cane da zucchero che funziona alla perfezione, la vedete lì, dobbiamo un po' abbellire il tutto. Il nostro villaggio continua a crescere, continua a svilupparsi. Qui c'è il cazzo di maialino che sta sempre qui, non so se ve lo ricordate. E qui c'è la casa del cane di Vegas, che è importantissima perché oggi parleremo del cane di Vegas. Io non sono mai riuscito a trovare un cazzo di lupo e oggi cercheremo di andarlo a trovare in qualche modo. Quindi ho preso delle ossa, perché sapete, servono le ossa. Mi serve anche della carne cruda, ragazzi, perché comunque può servire. Qui c'è un ragno. Che sta facendo questo ragno qui? Cosa stai facendo, ragno de merda? Se vedete un calo di FPS nei video, ragazzi, è perché in questi giorni mi sta dando problemi anche il computer. Cioè, ce ne si mette... Ogni giorno ne esce una nuova. Prima ci sono gli esami, poi c'è il computer che si rompe, la mappa che si buga, il microfono che dà problemi. Quindi c'è sempre qualcosa. E quindi, essendoci sempre qualcosa, io ho pensato di farmi il computer nuovo. In qualche modo in questi giorni io ordinerò il computer nuovo, quindi ci metterà tipo una settimana, una decina di giorni ad arrivare. E poi lì non ci saranno più problemi di FPS, cali e così via. Quindi partiamo all'avventura, perché il cane di Vegas non sarà una stronzata da trovare. Ci vorrà del tempo, visto che comunque io ho girato tutta questa zona e non ne ho mai trovati, quindi stavo pensando di andare a cercare il cane cercando di trovare il nuovo villaggio. Sapevate che noi il villaggio era buggato come al solito e quindi dobbiamo assolutamente trovare anche un nuovo villaggio. Giriamo un po' per la mappa alla ricerca di villaggio e cane. Io leggo i commenti di oggi. Sono due commenti e partiamo subito con Brown, che ci chiede: Vegas risponde, è una coniglietta. Vegas risponde, anzi mi stai rispondendo tu, perché questa è una risposta a una domanda che avevo fatto io nell'episodio precedente. Avevo detto: ragazzi, che animale mi ha regalato la mia ragazza? Tutti quanti hanno provato in varie maniere a scoprirlo e ci sta qualcuno che ci è riuscito. Inoltre io su Facebook, trovate la pagina in descrizione, ho messo la foto di questo animale, che è una coniglietta, quindi Brown aveva indovinato. Ho messo anche una foto su Facebook, magari ve la metto qui sopra impressione, per chi volesse saperlo, e si sta iniziando ad ambientare con il mio cane. Passiamo subito al secondo commento di oggi, che è di Roberto Zuccolotto. Ho detto bene? Penso di sì. E mi dice: Vegas risponde, farai un video con la tua ragazza? Allora ragazzi, io questa cosa di YouTube è anche una cosa che è nata, diciamo, relativamente da poco, da un anno, un po' meno di un anno. Sta andando veramente bene, state diventando tantissime, è una cosa impressionante. La mia ragazza sa tutto, mi segue anche, e forse in futuro si potrebbe fare un video, magari quando io vado a trovarla all'estero, magari si potrebbe fare un after movie, un blog, una cosa di questo tipo. Vediamo, perché in questo periodo è un po' un casino. Molti di voi mi stanno dicendo perché non è arrivata ancora la facecam e perché si ci sta mettendo così tanto ad arrivare. Ragazzi, io l'avevo detto che arrivava a Natale, però dovete capire che la mia vita è anche un po' piena di cose, un po' incasinata, perché tra università, perché io sono all'ultimo anno di università, ragazzi, l'ultimo anno è, non è uno scherzo, l'ultimo anno di università,
più le arti marziali, più comunque tutti i video che facciamo con Stepney, Surri, perché comunque noi ci divertiamo a manetta, le streaming, le cose, più comunque il mio canale, fare dei video con la webcam ci metterei molto molto più tempo a editarli. È solo questo il motivo. E visto che in questo periodo è sessione di esami, gennaio e febbraio sono sessione di esami, non ho ancora il tempo di dedicare tante tante ore ad un video, perché io mettendo la webcam dovrei editare un'altra traccia, e per come sono io scrupoloso, pignolo, la editerei anche bene, quindi cercherei di editarla al massimo e ci metterei molto più tempo. Inoltre il rendering sarebbe anche più difficile, quindi aspetto il nuovo computer, prima cosa, perché con il nuovo computer i rendering diventeranno anche più veloci e quindi automaticamente potrei fare anche tracce più complicate, più complesse. E poi deve finire questa sessione di esami di gennaio-febbraio, che comunque mi intasa tantissimo. Io voglio metterla il prima possibile, la inizierò anche a provare magari, a settare, perché comunque mi è arrivata, quindi devo settarla, devo regolarle tutto, perché sapete io sono puntiglioso in tutto e per tutto. Secondo me in questa direzione c'è qualcosa, io mi butterei verso l'acqua lì, cercando di non fare nessun fail, e proverei in qualche modo ad andare in quella direzione a cercare un villaggio. Io ho molta paura a buttarmi, ragazzi. Se faccio un fail qui, qua è molto probabile che io faccia un fail. Sono troppi blocchi, porca troia, devo tornare indietro. E quindi cerco di scendere in qualche modo. Vediamo in un'altra pozza d'acqua, magari più vicina. Ecco, questa qua già è più vicina. Quindi qua ci possiamo buttare. Perfetto, così. E andiamo in quella direzione e cerchiamo sto cazzo di villaggio. E magari cerchiamo anche il cane. Direi di segnarmi anche le coordinate. Eccole qui, meno 578... meno 528 73. Oh, che volete voi? Che vuoi tu? Vai via, va. Quindi andiamo in questa direzione e continuiamo la nostra avventura. Guardate qui dei villaggeri zombie. Quindi potrebbe esserci un villaggio da queste parti. Potrebbe, non è detto. Comunque sto andando in questa direzione. Io spero veramente di trovare un fottuto villaggio e di trovare anche un fottuto cane. Oh, ragno. Facciamo ste cose. Facciamo Jacob qua. Dove cazzo è il villaggio? Vediamo un po'. Qua c'è solo deserto. Il deserto infinito. C'è uno scheletro, lì c'è una strega. Molto pericolosa la strega. Due creeper. Non esplodere, madonna, devi fare per forza ste esplosioni. Oddio, vedo qualcosa, ragazzi. Vedo qualcosa. Non è un villaggio, ma è un dungeon. E porca troia, ho la mappa buggata, quindi troveremo delle ceste e saranno vuote. Cazzarola. Ecco qui la porta della piramide, mi sa tanto di tipo esplorazione, tipo mistero dei templari. Ci sono delle lane colorate, c'è uno scheletro che mi fa compagnia. Direi di mettere delle torce. Ah, illuminiamo tutto. Di solito qui sotto si potrebbe trovare qualcosa. Vedete? Oddio il vuoto, oddio le chest. Tanto sono sicuro che io adesso scendo. E sono buggate, ragazzi, come al solito, vediamo. Guardate. Oh, c'è roba. Oddio, queste chest non sono buggate. Oddio, queste chest non sono buggate. Finalmente le chest non sono buggate. Sì, cazzo. Oddio, no, ho fatto una strozzata. Porca troia. Oddio, sono salvo. Oddio mio, le uniche chest che erano vive, le uniche chest in cui c'era roba sono esplose. Non ci credo, non puoi fare così Minecraft. Non sono andato apposta su quella cazzo di cosa, sapevo che c'erano le trappole. Cazzo. Quindi ragazzi, abbiamo capito che le chest nei dungeon sono bugate, però quelle lì nei dungeon, quelli nuovi, questi qui dei deserti, non sono bugate. E io come un pirla le ho perse. Madonna, i fail. Madonna, Stepney mi ha mischiato la fellaggine, la malattia dei fail. L'ebola dei fail mi ha mischiato. Vabbè, come faccio a salire? Devo fare una fottuta scala. No, ragazzi, che delusione. Ho fatto una stronzata. Non ci volevo andare sopra. Oddio. Oddio mio. Mangia. Forse dall'acqua riusciamo a salire, dai. Vediamo un po'. Sì, eccola lì, l'uscita. L'uscita dal dungeon tremendo della morte. Per poco ci siamo quasi morti, eh. Se ci morivamo. Sentivate le urla, ragazzi. Sentivate la tastiera volare dalla finestra. E vabbè.
Vediamo un po' se troviamo il fottuto villaggio. Dopo aver trovato un dungeon del deserto e dopo aver trovato le ceste e averle fatte esplodere come un pirla, cercheremo di trovare il cane e il villaggio. La zona è giusta, ragazzi, perché i villaggi si trovano o nei deserti o sulle pianure. Qua siamo in un fottuto deserto e prima stavamo in una fottuta pianura, però non c'è un villaggio. Dai! Cos'è là in fondo? Là in fondo vedo qualcosa. Guardate i cubi fluttuanti, le magie di Minecraft. Ancora! Un villaggio? È un villaggio? No, ancora un'altra struttura dungeon del deserto, un'altra roba di questo tipo. Cerchiamo di non fare fail come prima. Scaviamo sotto e vediamo cosa c'è. Vediamo se ci sono le nostre chest. Mamma mia che culo, un altro dungeon con 4 chest. Dai, scendiamo. Un piccone, un piccazzo. Questa volta non farò il fail, questa volta sarò buono. Questa volta andrò con calma. Questa volta scenderò. Non andrò su quella cazzo di cosa. Che cosa bella, 4 chest. Una sella che non ci serve a niente. Però vabbè, fa nulla, sempre qualcosa di buono è. Due diamanti che possono servire, quindi li prendiamo. Qui c'è un altro smeraldo, buono. Limbro incantato, protezione del fuoco 3 contro colpo 2, niente male. Delle ossa, continuiamo a prendere delle ossa, ragazzi, abbiamo pieni di ossa. 5 lingotti di ferro, altre ossa, continuiamo a prendere ossa su ossa. E qui c'è armatura di ferro per cavallo. Questa è buona, visto che non abbiamo la possibilità di trovare queste robe nei dungeon normali, dobbiamo cercarli nei dungeon quelli del deserto. E quindi non è niente male, armatura di ferro per cavallo, buona. Dai, niente male, degli smeraldi, dei diamanti, armatura di ferro e sella per un cavallo. Potremmo adesso andare a prendere un altro cavallino e mettere una cavallina vicino a Rocky, in modo tale che possono fare i figlioletti e i figli cavallini. Non so se possono fare i figli cavalli. Su Minecraft. Boh, scrivetelo nei commenti. Quindi due dungeon trovati, ma il villaggio e il cane ancora niente. E dai cazzo, lo troverò il villaggio.